Una buona notizia per Palermo: siamo riusciti a ottenere 20 milioni di euro di risorse del PNRR per tre interventi di riqualificazione urbana. In particolare andremo ad intervenire sulla foce del fiume Oreto, sulla riqualificazione del vecchio approdo di Vergine Maria alla Tonnara Bordonaro e realizzando un primo straccio del parco turistico nei pressi di via Leonardo da Vinci. Lo scorso giugno si era presentato un problema per cui il comune stava perdendo la possibilità di ottenere queste risorse. Grazie ad un mio intervento presso il Ministero dell'Interno siamo riusciti a ottenere una proroga che alla luce dei fatti si è rivelata per fortuna molto, molto importante. Adesso bisognerà concentrarsi sulla fase attuativa, in quanto le gare dovranno essere aggiudicate entro giugno del 2023 e i lavori dovranno essere conclusi entro marzo 2026, quindi dobbiamo correre per finalmente portare a terra queste importanti risorse per la nostra città.